Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui outra vez em perguntas e respostas. Pergunta sobre a gordura, disse se é necessário no sorvete usar gordura di o creme di leche. Necessario, no? Podemos usar qualquer tipo di gordura, sempre falamos isso também nos cursos. O creme di leche, digamos, por tradição, um sorvete di tradição italiana. Si usa soprattutto creme di lecce o 35% di gordura, ma possiamo usare altro tipo di gordura, per esempio manteca, che è anche gordura lattea. Possiamo usare, per esempio, se la, un olio di cocco senza bo, che è una buona gordura e tem bastante gordura, digamos, cristallizza abbastanza nelle temperature che precisiamo. L'unico consiglio che chiedo da sobre uso della gordura è di non usare ovviamente gordura con sabor, tipo se la olio extravergine di oliva, mesmo che sia un buon tipo di gordura, no? O ripeto, gordura con sapore forti, e di mantenere, digamos, una proporzione entre gordura saturata e gordura insaturata. Di 1 a 3, che quiere dire che precisiamo che nella fase di maturazione, durante la temperatura di maturazione, per perlomeno la molecola di gordura liquida, non cristallizzata, precisiamo di 3 molecule di gordura cristallizzata, per mantenere una buona struttura, per dare una buona struttura al nostro sorvegli. Allora, ripeto, possiamo usare qualche tipo di gordura, non usiamo ovviamente olio di semi di girasole, questo tipo di gordura che nella temperatura di servizio della gente ainda sono liquidas, quindi non daria una buona struttura, ma intentiamo usare gordura con alto punto di fusione, alto, perlomeno entre 20 e 32 gradi. Poi se è molto alto questo punto di fusione, poi questo tipo di gordura anche la bocca fica. Demora in derrete. Então, Joselaine, essa é a minha resposta sobre a gordura. Nos vemos na próxima pergunta. Tchau, gente.